siamo con Alessandra Crocco, salernitana di nascita ma con nonna di Palmi, una delle attrici, delle sei attrici che oggi ci ha regalato uno spettacolo meraviglioso, La parola padre di Gabriele Vagis. Com'è stato lavorare con altre cinque donne sul tema del padre e soprattutto con tre ragazze che non sono italiane? È stata un'esperienza molto forte, è stato un mese di prove molto intenso che ci ha messo veramente alla prova, però sicuramente essere sei donne e lavorare con un regista uomo ha creato tra di noi una solidarietà molto forte. Questo penso che ci abbia aiutato poi nello spettacolo, anche nelle repliche, perché è una cosa che è rimasta. Poi sì, il tema del padre ci ha aiutato a confrontarci, a scoprirci, trovare delle affinità. Spesso ognuna racconta la storia di un'altra, ci siamo scambiate le storie, le abbiamo condivise. E sì, poi le ragazze straniere, anche quello è stato molto bello perché siamo più o meno coetanee, loro sono un po' più giovani, però ci hanno portato un'esperienza, una storia diversa. Loro sono state bambine durante il comunismo, quindi noi siamo state bambine negli anni 80 e quindi proprio due mondi diversi. E poi c'è stato lo scoglio della lingua, perché tra noi italiane nessuna parlava bene l'inglese, il regista non parla l'inglese, quindi abbiamo parlato una lingua che Gabriele Vagis chiama Globish, no? Una specie di inglese così molto strano, però ci siamo riusciti a capire. E quindi questo poi è rimasto nello spettacolo, ci traduciamo spesso nello spettacolo, in realtà è quello che succedeva tra di noi, quindi si è lavorato molto sulla realtà delle relazioni tra di noi e delle nostre storie, quello che succedeva nelle prove, poi è qui in scena nello spettacolo, sulla verità comunque, sulle cose che succedevano, quindi anche la lingua era... Lo spettacolo tratta non solo del rapporto tra una figlia con il padre, ma anche con il proprio territorio, la propria storia, tratta anche in maniera molto velata il tema dell'abuso sulle donne, della difficoltà anche delle donne di avere una dimensione propria, di portare avanti le proprie scelte, se non a costo insomma di grossi sacrifici e grosse rinunce. Qual è la tua o la vostra esperienza in proposito? Sì. È stata affrontata, questo aspetto è stato affrontato su un piano molto intimo, molto sottile, cioè comunque sì, c'è la storia di un abuso, però si è pensato soprattutto al rapporto che c'è con un padre, quindi il fatto che spesso essere un po' succubi di un padre è strettamente legato anche all'amore che si prova per quella persona, quindi diciamo non volevamo denunciare qualcosa, siamo partite da delle storie e lì abbiamo trovato dei fili comuni, quindi anche quello che dici, tante cose che hai detto tu, che sono delle, magari non ci rendevamo conto che fossero che fossimo state limitate in alcune cose, magari non lo siamo state neanche veramente, però è stata una scoperta dei fili che abbiamo trovato, abbiamo sviluppato, cercando di farle diventare storie universali per tutti. Quali sono i vostri impegni dopo questa esperienza al Globo Teatro Festival? Anzi, se ci vuoi dire qualcosa rispetto a questa esperienza, te ne saremo grati. Certo, no, uno spazio bellissimo, una dimensione perfetta per il nostro spettacolo, perché la visione dall'alto ci aiuta tantissimo, la scena, cioè si vede che è stato uno spazio pensato da persone che fanno teatro e quindi sanno come deve essere uno spazio teatrale, quindi ci ha aiutato moltissimo, un posto molto suggestivo, quindi sì, veramente un pubblico attento, perché poi è uno spettacolo che noi facciamo con il pubblico, nel senso che non immaginiamo che ci sia una quarta parete, ma guardiamo sempre il pubblico, parliamo al pubblico, quindi quando il pubblico non è attento, non ascolta, diventa difficile, invece in questo caso
È stato bello. Dopo questa replica, non mi ricordo qual è la prossima replica, sinceramente. Sicuramente in primavera faremo una tournée più lunga, andremo a Napoli, forse a Milano, quindi in città dove non siamo ancora state. Ha girato un po' lo spettacolo in Italia, ma anche all'estero. È partito come un progetto internazionale. E quindi sì, lo porteremo ancora in giro. Speriamo anche nei paesi delle ragazze dove ancora non siamo stati. Grazie mille. Maria Milasi, uno dei direttori artistici insieme a Amerigo Melchionda del Lobo Teatro Festival. Cosa rappresenta questo teatro per lei, questo festival per lei? Guarda, questo Tito del Tu, scusami, in modo diretto, è un festival alla prima edizione, rappresenta in un certo senso una proposta diversificata ed un modo di presentare anche al pubblico calabrese, soprattutto insomma, il festival si svolge a Reggio, di Reggio Calabria, appunto, degli spettacoli per la maggior parte in anteprima regionale o nazionale, ed è anche un festival che dà la possibilità al pubblico di vedere spettacoli in lingua straniera e quindi è un modo per abbattere in un certo senso le frontiere attraverso la cultura veicolare attraverso la forma artistica del teatro un messaggio in un certo senso di possibilità di interazione tra i vari popoli, le varie nazioni. Come avete scelto gli spettacoli che compongono questa prima rassegna? Guarda, li abbiamo scelti sicuramente facendo lunghi ragionamenti nella prima parte estiva, perché il festival si compone da due sezioni, quella estiva e quella invernale, abbiamo optato per una scelta che coniugasse delle opere teatrali di grande spessore che hanno fatto la storia del teatro, come Confusion di Pierre Bilan e Jacques Lecoq, che abbiamo visto appunto lo scorso sabato, ed anche delle ecco, siamo qui nel dopoteatro, per cui ed anche delle innovazioni, delle ricerche di compagnie di artisti più giovani che però sono valorizzati e stanno circuitando le loro opere in tantissimi festival internazionali di teatro. Questa sera abbiamo assistito a un bellissimo spettacolo, La parola padre, per la regia e drammaturgia di Gabriele Vagi, su uno spettacolo al femminile. Ci vuoi dire qualcosa su questo? Sì, in questo festival abbiamo dato spazio alle donne, essendo probabilmente una delle direttrici artistiche, insomma, una donna, ma ci sono tante donne anche nello staff, per cui ci sono stati parecchi spettacoli con protagoniste donne, come abbiamo avuto Natalia Capodistria con Omorfa Schimi, che è una delle attrici greche più riconosciute, ecco, a livello internazionale, un altro spettacolo con me ed una collega slovacca, attrice, Cristina Mrauzova, La morte addosso, e adesso è questo La parola padre di Gabriele Bacis, che è un indagare in un certo senso nel mondo femminile attraverso il dialogo tra sei donne provenienti da paesi differenti,
da paesi europei differenti, quindi che hanno una cultura differente, un passato storico differente, ma che nella ricerca in un certo senso di una possibilità di superamento di conflitto con i propri padri trovano una solidarietà tra di loro. È come se l'universo femminile sorvolasse, in un certo senso superasse la differenza dei linguaggi per riunificarsi in un certo senso, no? Amerigo Melchionda, insieme a Maria Milasi, direttore artistico della prima edizione del Globo Teatro Festival. Innanzitutto, com'è nata la scelta di scegliere questo posto? Perché si è portato il teatro ad Arghillà? Ma intanto perché Arghillà è un luogo di periferia. L'altra sera c'è stato uno spettacolo straordinario con Pierre Bilan e parlando con lui, per esempio, ci ha detto il teatro in se stesso è periferia. È importante secondo me, ma non credo secondo me, come dire, riempire questi luoghi, luoghi strepitosi come questo, con un castello, un teatro che da poco ristrutturato, grazie anche al Globo Teatro Festival, ci tengo a precisare, che è un posto che dà sullo stretto, insomma io credo che sia fondamentale realizzare, fare degli eventi di qualità da offrire al pubblico, perché poi alla fine tutto il nostro lavoro è per il pubblico. Fino ad oggi il pubblico ha apprezzato moltissimo la nostra programmazione. Siamo partiti con Peppe Voltarelli, un grande spettacolo di teatro canzone, seguito da Pierre Bilan, che è uno dei più grandi maestri della scena internazionale, seguiti poi da altri due spettacoli, La morte addosso, che è un testo inedito che abbiamo scritto, ha scritto Domenico Lodi insieme a Maria Milasi, io ho fatto la regia, e poi un altro spettacolo straordinario che è stato Omorfaschimi, in greco sovrattitolato in italiano, quindi dare anche oggi uno spettacolo di Gabriele Vacis, il pubblico ha apprezzato molto, quindi abbiamo... domani ci sarà uno spettacolo, una sorta di performance Cells, uno spettacolo slovacco sovrattitolato italiano, e un altro spettacolo che è Un uomo in fallimento, sempre greco, con chiaramente i sovrattitoli in italiano, che parla anche un po' dei nostri giorni, della nostra crisi. Quale miglior metodo per in qualche modo esorcizzare anche, no? Quando si parla di crisi eccetera, che è il teatro. E finiremo il giorno 7 con il grandissimo Bruce Meyer, il grande inquisitore, regia di Peter Brook, che non ha chiaramente bisogno di presentazioni, è tra i più grandi registi viventi. Questo è un primo passo che facciamo, abbiamo intenzione di continuare, perché credo che questi luoghi così straordinari hanno bisogno di eventi di qualità, il teatro fa anche questo, riunisce la gente, riunisce gli artisti e può superare, come dire, può superare le problematiche, la crisi, qualsiasi cosa, no? E andremo avanti per questa strada. Parlando con i suoi colleghi europei che sono attori o registi, quali affinità e differenze ha riscontrato nel lavoro di attore o regista? Cioè, che aria tira, insomma, in Europa nell'ambiente teatrale? Ma io ho girato molto ultimamente, sono stato in Francia, sono stato in Inghilterra, eccetera, ma in realtà non è che ci siano delle differenze. Sì, ci sono delle differenze, però poi il teatro alla fine finisce in un luogo e si fa, è sempre un lavoro di gruppo, no? È un lavoro di squadra, quindi se ci sono delle differenze ben vengano, no? Perché il mondo è differente di per sé ed è bello scoprire differenze, ed è bello, come dire, scambiarsi le idee. Abbiamo già ricevuto per esempio delle proposte per degli scambi internazionali con altri importanti circuiti teatrali, non solo italiani ma anche europei. Noi siamo, come dicevo, siamo partiti ora, questo è il Globo Teatro Festival, la prima edizione, ha intenzione di andare avanti. In futuro, se riusciremo ad aprire delle collaborazioni con altre realtà italiane ed europee, ben vengano. Significa che magari la cultura in qualche modo può funzionare e funziona.
Tra gli eventi collaterali avete scelto di fare anche dei laboratori, tra cui laboratori destinati proprio ai bambini. E ci può motivare questa scelta? Sì, in realtà sono degli spettacoli pensati proprio per i più piccini. Abbiamo fatto degli spettacoli teatrali bilingue, cioè in italiano e in inglese. Addirittura abbiamo superato i numeri, cioè, quindi siamo molto contenti. E i bimbi hanno potuto seguire gli spettacoli sia in italiano che in inglese. E quindi è, come dire, ha funzionato molto e andremo avanti su questa strada, con spettacoli in multilingua e anche spettacoli chiaramente in italiano. Dopo settembre, quanto tempo dobbiamo aspettare per assistere ad altre rappresentazioni? Dunque, faccio una piccola premessa: noi abbiamo anche realizzato, dimenticavo, un workshop di recitazione con Bruce Meyer, un workshop per attori già formati, il workshop Playing Shakespeare, dove abbiamo lavorato su un testo importante di uno dei più grandi autori indiscussi, chiaramente. Il testo è Misura per Misura, abbiamo fatto un lavoro straordinario con Bruce Meyer. Credo che sia anche questo un punto fondamentale, no? Non solo spettacoli, ma anche formazione, alta formazione teatrale per attori. È una piccola testimonianza che si può fare, ecco, cioè, avere un'idea, perseguirla, e si può fare, andremo avanti per questa strada. Novembre e dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria ci sarà la seconda parte del Globo Teatro Festival, quindi in questo caso, mentre qui ad Arghillà, al Parco di Ecolandia, c'è stata la versione estiva, novembre ci sarà la versione invernale al centro città, quindi al Teatro Cilea, un teatro straordinario che mi sembra ora che faccia il suo ruolo, no? Perché è un teatro stupendo. Posso dare qualche piccola anticipazione, ma non molto, perché stiamo lavorando alla programmazione. Ci sarà Mimmo Cuticchio, la sua opera è un'opera addirittura riconosciuta dall'UNESCO, quindi sarà un momento, credo, molto importante anche per la città e per il pubblico e per noi. Per gli altri spettacoli aspettiamo un po', magari ottobre. Vi aspettiamo al Globo Teatro Festival, non perdetevi le altre serate a novembre e dicembre al Teatro Cilea.